Continua il momento magico del Cesena, che batte con un secco 3-0 la capolista Gubbio e vola a 24 punti, superando in classifica proprio i rossoblù. Padroni di casa che si affidano al 3-4-1-2 con Chiarello trequartista e Corazza Udò terminali offensivi, solito 4-2-3-1 invece per Braia col tridente Spina, Vázquez e Arena alle spalle di Mbakogu. Parte subito forte il Cesena, che dopo un solo minuto va vicinissimo al gol del vantaggio con questa conclusione di Chiarello, che recupera palla, calcia con il destro ma trova un palo interno clamoroso. I rossoblù fanno fatica a contenere lo sprint iniziale dei bianconeri e su un pallone recuperato a centrocampo la palla finisce sui piedi di Corazza, che controlla, calcia col sinistro e batte Di Gennaro per il vantaggio immediato dei padroni di casa. Rossoblù totalmente sotto shock, che riescono a reagire soltanto al 23esimo con un pallone servito per Vázquez che carica al destro, tiro centrale e debole ben parato dal portiere Tozzo. Gli uomini di Braia provano in tutti i modi a trovare il gol del pareggio e al 31esimo arriva l'occasione più importante della partita con Spina, che entra in area, calcia col sinistro, Mercadante è attento e sicuro e manda la palla direttamente in calcio d'angolo. Si passa quindi alla ripresa con il Cesena, che prova a legittimare il vantaggio acquisito e al 64esimo, dopo un'azione concitata in area, Chiarello controlla e calcia con il destro, trovando il secondo legno in partita per i padroni di casa. I bianconeri continuano a prendere sempre più campo e al 66esimo arriva l'episodio che cambia la partita. Vázquez interviene così in mezzo al campo e l'arbitro non ha dubbi. Secondo giallo, cartellino rosso e rosso-blu in inferiorità numerica e sotto di un gol. Il Cesena decide quindi di premere ulteriormente sull'acceleratore e al 73esimo, dopo una ribattuta della difesa, Saber colpisce con il destro e mette la palla all'angolino. Raddoppio dei padroni di casa e partita virtualmente chiusa. Nel finale, a risultato ormai acquisito, c'è gloria anche per il neoentrato Ferrante, che approfitta di un colpo di testa di Cioffi in area di rigore per colpire a porta vuota e chiudere ulteriormente la partita. Finisce quindi 3-0 per il Cesena, che batte nello scontro diretto il Gubbio e allunga ulteriormente il proprio periodo di imbattibilità. Per i rossoblù sconfitta pesante, sia in termini di risultato che di prestazione, che interrompe la striscia di risultati utili consecutivi lontano dalle mura amiche.